Ciao ragazzi, in questo nuovo video andiamo a vedere come implementare nei nostri siti web Swoop.js. Ma innanzitutto, che cos'è Swoop.js? È una libreria jQuery per fare delle transazioni all'interno dei nostri siti web, che in più permette anche di andare a creare delle transizioni nel caricamento delle pagine, con un modello molto simile a come se fosse una single page, cioè dove vediamo visivamente che viene caricato solo il contenuto utile. È una libreria molto famosa e molto utilizzata. Andiamo subito a vedere come funziona. Di cosa abbiamo bisogno? Innanzitutto dobbiamo andare al sito swoop.js.org. Abbiamo bisogno di crearci una cartellina con una serie di contenuti utili alla causa. Potete scaricarla nel link che trovate nella descrizione del video o nel post relativo a questo video nel sito di Veneto Formazione. Poi abbiamo bisogno ovviamente di inserire questa cartella in htdocs nel nostro server locale. Io utilizzo MAMP per questi progetti, quindi avviamo il server locale perché altrimenti Swoop non può funzionare senza supporto di un server. Mentre una cosa di cui non abbiamo bisogno è la libreria jQuery.min che normalmente utilizziamo per implementare JavaScript all'interno dei nostri sitini. Swoop vive di vita propria, non ne ha bisogno. Allora possiamo scaricare tutto qui sul GitHub ufficiale oppure andiamo nella sezione della documentazione. Eccoci qua nel nostro sitino. Vi permetto che il tutorial che stiamo vedendo è pari pari a questo video tutorial che troviamo in questa sezione. Dovrebbe essere un po' di questo e un po' di questo qua iniziale, dove tra parentesi vi faccio notare: non fate questi errori, hanno scritto page transitions. Strano che nessuno se ne è accorto, ma va bene, a posto così. Allora, all'interno della nostra struttura, adesso andiamo sull'installazione e andiamo a vedere cosa ci serve. La prima cosa che andiamo a inserire è questa direttiva che ci permette di andare a recuperare da un indirizzo remoto la libreria. Quindi prendiamo questo codice, lo copiamo e andiamo ad inserirlo qui prima della chiusura del body. Salviamo. La seconda cosa di cui abbiamo bisogno è di creare l'istanza della classe. Per farlo possiamo prendere questa riga, vedete? Prendi questa solamente, questa linea solamente se hai già incluso la libreria con lo script. Quindi questa parte sopra non ci serve. Andiamo a prenderci questa parte di codice e la andiamo ad inserire qui sotto dentro uno script. Andiamo adesso nella sezione esempi, dove troviamo del codice che ci serve appunto per fare un primo esempio. Vedete che qui ci sono degli ID e delle classi che ci serviranno. Quindi andiamo a prenderci questa parte e l'andiamo a copiare dentro il body del nostro esercizio, esattamente qui. Molto bene, un po' disordinata, mettiamo ordine. Sapete che a me piace l'ordine, c'è una fissa per l'indentatura corretta. Salviamo. Andiamo ad inserire qui un paio di link. Facciamo per esempio home page, che sarà il link di questa pagina, e ne creiamo un secondo che porterà a una single page, tipo single page, che naturalmente dobbiamo ancora creare. Quello che vi ricordo è che per poter funzionare Swoop ha bisogno di link assoluti, pertanto in href andrò ad inserire questo intero percorso, vedete, localhost slash cartella tutorial slash cartella tutorial swoop. Andrò ad inserire l'intero percorso e farò la stessa cosa anche qui sotto, dove però ovviamente in più dovrò andare ad aggiungere page.html, la pagina che ancora non ho creato. Salviamo. Ora vado a duplicare questa pagina e la rinomino in page. E dovremmo avere due pagine identiche. Vado a cambiare il title così possiamo vedere la differenza. This is single page. Molto bene. Cosa ci manca? Ci manca utilizzare le sue classi, le troviamo qui sotto, per andare a applicare il transition. Vedete? Questa classe, poi ce ne sono tantissime che potete utilizzare. C'è un'altra sezione demo dove vi spiega quali classi potete utilizzare, quanti sono e quante transizioni differenti potete andare ad applicare. Il nostro è solamente un inizio di installazione per vedere i principi base di come funziona. Magari in altri video andremo a sperimentare qualche effettino in più. Possiamo prendere questa parte di foglio di stile e andare ad incollarla all'interno del nostro foglio di stile. Qui sotto, dove abbiamo il global style, possiamo andare a lasciarci un commentino. Swoop.js, così ce lo ricordiamo anche, e andiamo ad inserire queste classi.
Quindi se abbiamo fatto tutto giusto potremo già vedere la nostra transizione. Vedete come la pagina viene caricata. In questo caso però ovviamente non vedo qual è la parte fissa, quella che non viene caricata. Per poterla vedere dovrei andare ad aggiungere dei pezzi che non vengono richiamati da queste classi. Vedete che in entrambe le nostre pagine abbiamo questa classe che viene applicata. Per poter fare un giochino in più possiamo andare nel foglio di stile e inserire, che ne so, un transform translate y, per esempio, che settiamo a 0 in entrata. Questo è un giochino che trovate nel video demo che vi ho mostrato all'inizio di questo video. Qui possiamo mettere un translate y di 50 pixel, per esempio, e vediamo come cambia l'animazione nel momento in cui vado ad inserire questo effetto. Per terminare questo esercizio andiamo ad inserire un header velocissima con scritto logo e la riportiamo naturalmente anche in page. Diamo un po' di formattazione a questa header che non rientra nella classe transition fade, come potete vedere, quindi richiamo header, vado a definire un po' di padding, diciamo una trentina di pixel, e un colore di background, e vedrete che questa parte non subirà ricaricamento, sembra una chiamata asincrona, vedete? Bene ragazzi, è tutto. Se il video vi è piaciuto, seguite il canale, mettete la spunta sulla campanellina per poter seguire tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. See you next time!